Dario, ci racconti Angeli e Folli? Sì, io confesso di trovarmi sempre in difficoltà di fronte all'eventualità di dover raccontare io uno dei miei libri perché faccio sempre molta fatica. Angeli e Folli. Angeli e Folli è incentrata sul racconto in prima persona di quest'uomo che dice di chiamarsi Dax, un soprannome, il suo nome è vero non è dato a saperlo, che dice, confessa, dichiara subito. Prima battuta, un principio di storia, di essere pregiudicato, bollato di seminfermità mentale. Non si capisce se perché è vero, se per opportunità in fase processuale, questo ancora non si capisce. E durante il suo peregrinare solitario per Milano, che anche lì pian piano, tramite i suoi flashback, si verrà a sapere qualcosa, incontra innanzitutto un personaggio, un povero disgraziato, un ubriacone, che scopre essere un uomo dalla vita distrutta da un matrimonio andato male, che ha perso tutto, casa, lavoro, moglie, autostima, dignità, e a questo punto sta perdendo anche la salute e comincia a rischiare seriamente di avere dei grossi guai senza neanche volerlo, perché può capitare anche così, con la giustizia. Ad aiutarlo a tenerlo fuori dai guai c'è un'amica comune, quella che diventa un'amica comune, che si chiama Giulia, è una prostituta. Una donna fiera, coraggiosa, nonostante il suo mestiere che pratica per scelta, che alternandosi sempre fa da contraltare alle scelte di questo Dax. In che senso? Dax, visto il suo passato fosco, torbido, per tenere Domenico fuori dai guai, cerca di barcamenarsi tra le regole, le leggi, quelle istituzionali, leggi quelle che abbiamo, che seguiamo tutti, e le regole, quelle non dette, neanche scritte, che sono quelle della strada, e cercando un compromesso improbabile quanto difficile per riuscire ad ottenere qualcosa. Da lì i flashback di Dax che, mentre la vicenda si snoda, man mano che Domenico incappa in un guaio dopo l'altro, lui ricorda quando lui o persone che ha conosciuto sono incappati in guai del genere e racconta delle sue esperienze del carcere e del manicomio criminale. Fino ad arrivare, dopo che questa storia cementa una strana amicizia fra queste tre persone, fino ad arrivare, vabbè, alla cosa che adesso non racconto, sennò cosa lo leggete. Non ho detto che non sono bravo a raccontare. Quindi in qualche modo possiamo dire che la storia, gli incidenti di percorso possono capitare a tutti noi anche senza una nostra responsabilità precisa. Certo, sono quelli che si chiamano. Domenico non è un delinquente, lungi da lui volerlo essere, ma diventa tecnicamente un criminale, viene inquisito perché tecnicamente al reato a norma di legge ci sta e si fa. Il reato se ne frega, la legge se ne frega del perché, del per come, della buona fede o non della buona. La buona fede non esiste in giurisprudenza, la buona fede non esiste, viene al limite tenuta conto. Insomma, molto così all'acqua di rosa, ma la buona fede non esiste. Il reato l'hai fatto o non l'hai fatto? E quindi sì. Sì, e quindi incidenti che accadono e improvvisamente ci possono privare anche del nostro quotidiano, cioè della normalità. Adesso noi finiamo la presentazione, beviamo un aperitivo, andiamo a prendere la macchina. Facciamo una manovra un po' azzardata perché il Morellino di Scansano ci ha dato la testa, tiriamo sotto una persona e gli facciamo male un ginocchio. Tanto per rimanere sul leggero, per la legge noi abbiamo recato un danno, lo dobbiamo pagare in una maniera o in un'altra, ci tirano via i punti della patente o ci ritirano proprio la patente, guida in stato di ebbrezza e a questo punto cominci a essere, se invece di rompergli un ginocchio lo tiri proprio sotto, tu diventi tecnicamente un omicida, al di là che sia volontario o meno. Ed è la storia di una solidarietà Sì. che altrettanto fortuitamente del percorso in cui siamo incappati, accidentato, ci può capitare di incontrare e che appunto, diciamo, ci fa scoprire angeli, persone, angeli così folli da rischiare il proprio quotidiano per solidarietà, per amicizia. Quindi direi che Sì, anche perché chi fa, e poi chiudo perché sennò sembra un monologo infinito, anche perché parliamoci chiaro, chi al giorno d'oggi fa del bene agli altri senza un perché concreto, che noi riteniamo concreto,
noi diciamo che è un pazzo, noi gli diamo del pazzo, perché dice, perché lo fa quello fuori di testa, è un pazzo. Quindi che sia un angelo, un folle, poi come diceva Roberto, non si danno giudizi nel noir, perché il lettore è abbastanza grande, il noir ci crede grande, come dice lui, e qui sta al lettore concludere chi sia l'angelo o chi sia veramente il folle, se Dax alla fine della storia è stato un buon samaritano, un angelo, o veramente un pazzo che faceva le cose perché non aveva coscienza per fare diversamente. Ecco, da questi brevi cenni che gli autori hanno fatto si individuano già altri due elementi comuni a questi due romanzi e che quindi spiegano in qualche modo anche perché li stiamo presentando insieme, ovvero l'angoscia e la malattia mentale. Federica vive una situazione di angoscia che non è dovuta soltanto alla persecuzione di uno stalker, ma è dovuta alla sua incapacità di distinguere tra realtà e incubi che lei stessa genera, quindi proprio incubi autogenerati. I personaggi di Dario, Domenico e Dax, vivono l'angoscia di essere privati, seppur in piani temporali diversi della storia, di essere privati del loro quotidiano, della loro normalità, di essere equiparati a malati mentali rinchiusi in una struttura di detenzione psichiatrica, ospedale psichiatrico giudiziario, quello che una volta si chiamava manicomio criminale, e di dover inventarsi un nuovo quotidiano con persone che malate di mente lo sono veramente, sono anche rei di reati molto gravi, ma sono anche malati di mente.